Il termine trade finance è un termine molto generale, raggruppa tutte le forme di finanziamento che le società commerciali, di cui le società commerciali possono aver bisogno nei loro rapporti di compravendita. Facciamo un esempio: che cosa succede nella realtà di tutti i giorni? Società commerciali, siano esse manifatturiere, siano esse intermediari, acquistano e vendono beni. Che cosa succede? Nel momento dell'acquisto, normalmente il venditore richiede un pagamento, supponiamo a 30 giorni. Al momento della vendita, il venditore richiede, supponiamo, 120 giorni. Questo causa un gap temporale che la società intermediaria o manifatturiera che si trova al centro di questo rapporto di compravendita deve in qualche modo risolvere. E gli strumenti di trade finance fanno proprio questo, risolvono questo gap temporale tra l'iniziale compravendita e la compravendita finale. Parliamo di un caso concreto. Che cosa succede nella realtà commerciale delle compravendite internazionali? Un coltivatore brasiliano che vende dello zucchero ad un trader che a propria volta lo vende ad un'azienda manifatturiera italiana che poi lo trasforma in cubetti per metterlo in scatole in supermercato e venderlo ad uso domestico. Il coltivatore brasiliano vende lo zucchero e richiede un pagamento dopo 60 giorni. Il trader a propria volta vende lo zucchero alla società manifatturiera e richiede un pagamento a 120 giorni. Che cosa succede? Si crea una lacuna temporale di 30 giorni tra il momento in cui il trader, per cui chiamiamo la società intermediaria, deve pagare il coltivatore brasiliano e il momento in cui riceverà il pagamento dall'azienda manifatturiera. Questa lacuna temporale, questo gap temporale deve essere in qualche modo colmato. Può essere colmato o da fondi propri della società intermediaria, del trader, oppure viene colmato da strumenti di trade finance. In questo caso, che cosa potremmo fare? Potremmo finanziare il coltivatore brasiliano, pagando il coltivatore brasiliano il giorno 1 e attendendo che il trader ci paghi al giorno 60esimo, oppure potremmo pagare il trader al giorno 1 ed aspettare che la società manifatturiera ci paghi al 120esimo giorno.